è passato neanche un mese dal suo addio al PD che Pippo Civati ha già depositato il simbolo del suo nuovo movimento. Possibile. Pippo ha fretta di tornare in prima linea perché lui, troppo fermo, non riesce a stare. Per me Renzi non è più un problema, lo è stato per un anno, purtroppo. Anche lui, sembra dire, ha il carisma del leader, così lontano ma forse così vicino all'amico nemico Renzi. Entrambi quarantenni, grandi comunicatori, con un senso della platea fortissimo, battuta sempre pronta, in comune hanno l'immediatezza, la politica fatta di slogan, i gesti plateali. Non è nemmeno trasformismo, è un fatto quasi psichiatrico, cioè siamo diventati il nostro contrario. O si cambia sede del Consiglio Europeo, oppure ho l'impressione che porti un po' sfiga. In fondo avevano cominciato insieme su quel palco della Leopolda. Che siano più simili di quanto si pensi, come due gemelli separati alla nascita, che Pippo alla fine sia più renziano di Renzi? Perché anche lui, alla fine, qualsiasi cosa faccia diventa un caso mediatico. Le magliette, il logo, il nome stesso, appena depositati, sono già diventati un tormentone. Io, arrivati a sto punto, l'avrei chiamato Vorremmo Stantos, ma non sono sicuro se funziona. Intanto provamos, anche vadas, retuerno con Renzis. E anche su Twitter impazzano i commenti. Dunque i seguaci di Civati si chiameranno i possibilisti, ci si chiede. Qualcuno ironizza sul logo, sembra un test di gravidanza o una app di incontri. Qualcun altro rievoca i grandi successi della canzone italiana. Ma lasciarti non è possibile. Civati come Renzi diventa vittima dell'ironia e da questo ne trae forza. Sono preso in giro, quindi esisto, sembrano dire. Certo, gli sviluppi del civatismo non sono chiari. Quel che è certo è che il nome, possibile, non suona battagliero come lo Yes Weekend di Obama, né come la trasposizione veltroniana del Si Può Fare o del Podemos spagnolo. Baby, baby, baby. Sì, perché dentro quel possibile ci può essere tutto, ma in fondo anche niente. C'è l'abbraccio con Vendola, c'è quello con Landini o forse quello con Ferrero. Forse c'è tutto questo, ma anche no, dentro quel logo di un rosso che non è rosso ma butta sul rosa. Pippo vuol fare a sinistra quello che Renzi ha fatto a destra, allargare, coinvolgere, essere leader. Ma Renzi continua a dire quello che dice, io dirò altre cose e finalmente lo faccio senza dovermi sentire anche umiliato dalle asfaltature, dalle battute sulle minoranze, dal fatto di essere vecchio. Io purtroppo per Renzi sono addirittura più giovane di lui, quindi non ho nemmeno quel problema.